c'è il problema che parti civili e procuratore generale non dicono neppure la stessa cosa su questo tesserino. Che guardate che il signor procuratore generale, io do atto della sua lealtà, come sempre quando non vengo aggredito, cosa che purtroppo in primo grado è successo, ci ha detto che Natale, se sbaglio, aveva subito capito che erano carabinieri, cosa assolutamente inesatta, perché in realtà è dopo che inizia la colluttazione con Variale, e Natale lo dice già nel primo interrogatorio, ma lasciamo perdere, questo mi interessa di meno, perché lui parla italiano e quindi doveva fermare Helder, preso da qui, nella memoria scritta, tra virgolette, il Natale si sarebbe dovuto immediatamente fermare e semmai invitare l'amico a fare altrettanto. Natale, anziché reagire al Variale, notate pure la voce dal sen fuggita del procuratore generale, anziché reagire al Variale e darsi alla fuga, avrebbe potuto urlare all'amico di fermarsi, cosa che faceva solo in un secondo momento dopo le coltellate. Io credo che queste parole del procuratore generale abbiano un implicito chiarissimo. Helder, che non capiva una parola di italiano, anche se qualcuno avesse detto carabinieri, non avrebbe capito. Anche perché la parola carabinieri gliel'abbiamo imparata. Si dice insegnato in italiano, eh? Gliel'abbiamo insegnata noi quando l'abbiamo visto per la prima volta. Perché vedete, una cosa sarebbe stata se qualcuno avesse detto polizia, che è un termine che assomiglia molto al police in inglese. Ma carabinieri, per un ragazzo di 18 anni, con i problemi che ha tra l'altro, eccetera, che arriva lì e sente questa parola, ammesso che la senta e non la sente perché non è stata detta, che cosa poteva significare? Questo è l'implicito di cui io do atto di correttezza al procuratore generale. Dopodiché, e questa parte la farò, Presidente, le chiedo scusa, richiamando molto gli atti dell'appello, perché chiaramente sarebbe molto lunga, è stato detto, e questo è importante per capire un altro elemento. Noi abbiamo visto che sia dagli elementi dichiarativi, sia dalla ricostruzione che ha fatto l'Avvocato Capra, tesserini non sono stati mostrati. Ma c'è un punto che comunque va tenuto presente. Occorre o non occorre da parte del giudice valutare l'attendibilità del testimone? Dico testimone per dire che anche del testimone, ma in questo caso oltretutto era imputato in processo connesso, in quanto imputato, quindi poteva non rispondere, ha scelto di rispondere, ha giurato però. E il procuratore generale ha detto, ma ha fatto una stupidaggine, questa cosa della pistola è una stupidaggine. La stupidaggine è un reato, tanto per cominciare, perché mette in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella dei cittadini. Ma ha detto, questa è l'unica bugia che ha detto Variale. Se voi dovrete, come dovrete, valutare l'attendibilità di una persona che, tra l'altro, viene definito teste oculare nella sentenza, ma non è teste oculare neanche per niente, perché lui dice che io
Dice, io dello scontro tra Vargara e Cercello non ho visto nulla, perché ero impegnato, eccetera. Nell'appello ho indicato con sentenza e giurisprudenza che vi risparmio tutti i parametri che la giurisprudenza impone, che sono anzitutto parametri di valutazione soggettiva del teste che fa un'accusa, della persona che accusa, di fatto. Bene, vi voglio a volo d'uccello ricordare che la pistola non è la sola bugia, ma voglio partire però dalla pistola, perché è chiaro, è ovvio che non è che non si sono portati la pistola apposta, non è che avevano preventivato di non portare con sé la pistola, cioè lo avevano preventivato, dice Varriale, è stata una mia scelta che viola la legge penale, ma non è che era legato ovviamente al fatto. Però, vedete, Varriale in dibattimento, e andrò velocissimo, mente Varriale che viene sentito in quanto, finalmente l'abbiamo trovata, in un altro processo, quello per il trattamento di tortura cui è stato sottoposto Natale Hjorth. Varriale Andrea, ovviamente l'avevamo chiesto alla Corte di primo grado che non sia mai violata consegna pluriaggravata, articoli 47 numero 2, 120 comma 1 e 2 codice penale militare di pace, perché comandato a svolgere servizio di pattuglia automontata con turno eccetera eccetera, avendo svolto tale servizio senza portare con sé l'arma in dotazione, violava la consegna, cioè violava l'ordine ricevuto che gli imponeva per prescrizione di carattere generale di svolgere armato il servizio, con le aggravanti di essere militare preposto ad un servizio armato e rivestito di un grado. Varriale ci dice che ritratta spontaneamente la dichiarazione sulla pistola nel corso delle indagini. Tutto ciò, il Presidente lo sa, risulta da una serie di contestazioni che sono, il consigliere ancor di più, di contestazioni che sono state fatte. Bene, non è così. Se avrete la pazienza, e quindi mente anche su questo, cioè Varriale ci vuol far credere, a un certo punto ho capito che avevo fatto una fesseria e ho ritrattato, cioè ho manifestato il vero, per così dire. Il colonnello D'Aloia, all'udienza del 12 giugno 2020, pagina 101, infine, interrogato dice, la domanda è questa, senta, lei nella sua informativa del 2 agosto è esatto che ripetutamente dice di essere stato tratto in inganno da Varriale, il quale aveva affermato di aver consegnato la propria pistola di ordinanza al colonnello Ottaviani? D'Aloia, sì, è così? Conferma di essere stato tratto in inganno. E quando ha scoperto che Varriale ha mentito? D'Aloia, quando sentiamo i carabinieri che nella immediatezza sono intervenuti sul posto. Perché esistono dei carabinieri che fanno il loro dovere, anzi direi che tutti o quasi tutti i carabinieri fanno il loro dovere, e i carabinieri arrivati sul posto dicono che non aveva la pistola. Attenzione, questo è un passaggio che ve la dice lunga sull'attendibilità di Varriale, e ve la dice lunga purtroppo su quello che ha scritto la sentenza e quello che ho sentito ripetere qui. No, guardate, Varriale nell'immediatezza del fatto ha subito detto che non aveva la pistola.
poi dopo ha fatto questa stupidaggine. Ma abbiate pazienza. Già anche solo questo significa trattarci da stolti, per non usare parole peggiori. Cioè, qual è la logica di uno il quale sul luogo del fatto, cioè appena consumatasi purtroppo la tragedia che sappiamo, dice: no, io la pistola non ce l'avevo. Lo dice davanti a 10 carabinieri che arrivano con le pattuglie, a 10 suoi colleghi, 10 è un numero che sto facendo così, e poi però nei giorni successivi dice: no, io la pistola ce l'avevo. Ma qual è la logica? Basterebbe questo. Il problema è che ancora si cerca di farci credere, e persino la sentenza lo fa, e io di questo, Presidente, sono indignato. Leggete, ma le avete lette, il carabiniere Patrizio Annibale, il carabiniere Calvo, quello che dice pure, veramente Varriale mi sembrava molto freddo e non particolarmente sconvolto, ma sicuramente sarà stata un'impressione sbagliata. Calvo e Annibale aveva già portato la pistola in caserma, e a sinistra trovate, quelle sono le SIT che sono state acquisite, Annibale invece è stato sentito in dibattimento, è l'informativa del colonnello D'Aloia, in cui dice: certamente, come ci hanno riferito i carabinieri Calvo e Annibale, Varriale e Cercello non avevano con sé la pistola. Cioè, il contrario. Avevano con sé la pistola. Perché c'è questo dato in più. Il comandante del prete è sfuggito ai più, ma lo abbiamo scritto anche questo, dice che Varriale nell'immediatezza, cioè a Via Cossa, non gli disse soltanto, la slide è questa, in quel frangente ho chiesto a Varriale, sempre a torso nudo, testualmente, e la pistola, riferendomi a quella del collega ferito trasportato in ospedale, cioè quella di Cercello. Varriale mi ha risposto testualmente: tutto a posto, la pistola in sicurezza, l'ha portata la pattuglia in caserma. Varriale all'inizio, poi dopo veramente sarebbe assurdo, ma all'inizio mente non solo sulla sua pistola, ma anche su quella di Varriale, di Cercello. E come risponde? Perché siamo andati in dibattimento. Dice: scusi, ma lei perché non ha, adesso non ricordo neanche chi glielo ha chiesto per primo, perché non ha portato la pistola? Dice, è stata il fatto che è proprio impossibile portare la pistola con il caldo. Sa, quando si è in abiti borghesi fa caldo, ci abbiamo vestiti leggeri, dove la mettiamo? La pistola. Poi però gli viene chiesto: ma lei era in servizio con Varriale alla stazione Termini dalle 15 alle 21 del 25, lo stesso giorno, e anche lì non aveva la pistola perché era impossibile portarla? No, certo, lì avevamo la pistola. Poi dopo cambia, perché si trova tutto il contrario di tutto, parla di piccola distrazione, eccetera. Poi quando è venuto un carabiniere, uno dei carabinieri che aveva visto la cosa, che dice: ma anche d'estate io ho visto più volte che i colleghi usano un marsupio per tenere la pistola d'estate. Apriti cielo, le domande della difesa interdette, non sia mai, questa è una sua esperienza, ma chi lo dice? Quando la dice: ma io lo vedo tutti i giorni, vedo i colleghi in servizio che hanno un marsupio e ci mettono la pistola. Niente, lì blocco totale, perché
non si poteva dire. Quindi, per concludere sul punto, non manifesta affatto la verità immediatamente sulla pistola. E la manifesta, vi ho letto da Loia, dopo che il 5 agosto, questi dati risultano, io adesso non mi soffermo, sono stati sentiti quei bravi carabinieri delle pattuglie arrivate, i quali dicono, no, Barriale sta pistola non ce l'aveva, gli chiediamo ma dov'è, perché quando ci sono situazioni di questo genere, la prima giusta preoccupazione, e che corrisponde ai protocolli, è di stare attenti a dove è finita la pistola, se l'hanno presa coloro che sono i responsabili del fatto, se è ancora in giro, se è per terra e qualcuno si può far male, eccetera. Vedete, io non dico che Barriale non abbia provato dolore per la perdita del collega, però con la stessa serenità vi dico che dimostra una inaudita freddezza per stare fuori da quella operazione così insensata. Magari insensata per sottovalutazione, come volete. Io non credo, però, se anche fosse quello. Il 28 luglio, a volo di uccello, per dimostrarvi la freddezza, Barriale viene convocato da due alti graduati dei carabinieri, lo sapete, i colonnelli D'Agosto e Petti, i quali lo convocano, lo abbiamo citato noi, il colonnello Petti, non l'accusa, gli chiedono, scusi Barriale, ma lei era armato? Dice, sì sì, ero armato e ho consegnato una pistola al mio comandante Ottaviani all'ospedale Santo Spirito, quando andai a vedere come stava il povero, e i poveri colonnelli D'Agosto e Petti stendono una relazione di servizio nella quale dicono Barriale era armato il 28 luglio, e poi c'è il 30, la conferenza stampa, silenzio assoluto, poi c'è l'interrogatorio del 28 luglio con il suo collega Armao, di cui abbiamo parlato, ci sono tutti i messaggi WhatsApp che si scambiano mentre Barriale viene interrogato il 28 luglio e mente sulla pistola dicendo che l'aveva e l'ha data al comandante Ottaviani, e manda un messaggio finale ad Armao: tutto a posto, abbiamo chiarito tutto. Per lui il tutto al posto era il mentire sulla pistola. E ritratta il 9 agosto sol perché il 5 precedente, come ci dice Daloia, sol perché il 5 precedente i suoi colleghi carabinieri per bene avevano detto che lui era disarmato. D'altra parte abbiamo messo anche slide 10 questi messaggi molto chiari, e ancora una volta il carabiniere Armao, quello del messaggio, stai zitto, non lo dire a nessuno, sull'ordine di servizio, che gli scrive di notte alle 5 del mattino, scrive a Barriale, anzi è Barriale che scrive per primo, dice ma che è successo della mia pistola? E Armao, non ti preoccupare, ho sistemato tutto ieri. Questo è Barriale. Non si tratta di scrivere 400 pagine contro Barriale, si tratta di ricostruire i fatti. Sulla tenuta logica dell'operazione di polizia abbiamo già detto tutto, e quindi io vado avanti, ve l'ha già spiegata che questa operazione era insensata. Era insensata? Grazie. Era insensata? Soprattutto dal punto di vista, niente, ho perso il filo. Vi ha già, era insensata, perché ce lo dice in buona parte anche Brugiatelli. Vedete, mi piace che povero Brugiatelli sia
defunto, ma anche se lo avessimo risentito qui non sarebbe cambiato granché. Noi già ve la proiettate l'avvocato Capra, sono in 5 circostanze diverse che non vi sto a leggere, ma che voi troverete nella pagina dell'appello. Non solo Brugiatelli prima ci dice che prima della partenza in Piazza Belli ha spiegato ai due carabinieri la situazione, quindi chi erano i due bianchi, carnagione chiaro, ma dice 5 volte mi dissero te ne vai a casa tranquillo e andiamo via pure noi, riprendi questo zaino, finisce questa storia, vai a casa, ti prendi lo zaino e te ne vai a casa e ce ne andiamo anche noi a casa. Vedete, forse questo l'avvocato Capra non lo ha detto, ma Variale nega di aver detto a Brugiatelli queste cose. Beh, si apre un problema. Beh, potrebbe aver detto la verità Variale e non Brugiatelli. A parte che, diciamo, di incidenti in cui Variale dice la verità ne troviamo un po' pochi. Ma dà questa risposta... noi dovevamo simulare un controllo su strada, ma che significa simulare un controllo su strada? Cos'è simulare? Poi dice dovevamo fare una consegna controllata, tutto era tranne che controllato. E poi per spiegare queste dichiarazioni di Brugiatelli dice no, ma noi non gliel'abbiamo detto, gli abbiamo solo detto che recuperare lo zaino era un qualcosa in più rispetto all'accertamento del reato, un qualcosa in più, recuperare lo zaino, era lo scopo dell'operazione di un cittadino derubato che doveva rientrare in possesso del proprio zainetto con le sue povere cose dentro, un cittadino, uno spacciatore, ma insomma anche gli spacciatori sono cittadini, per carità. E allora che cosa si inventa? E mi dispiace che il procuratore generale abbia ripreso questa... Cosa si inventa la sentenza? La sentenza, che peraltro non trasmette gli atti per falsa testimonianza a Brugiatelli, quindi ci dice che lo deve svergognare, no, a Brugiatelli, e ci dice... sì, vabbè, è vero che ha detto 5 volte tutti a casa, ce ne andiamo a casa pure noi, ma sicuramente durante il tragitto i due militari vogliono semplicemente contenere Brugiatelli, rassicurarlo, evitare che possa polemizzare. È un passaggio che ha già esaminato l'avvocato Capra. Evitare, e il procuratore generale ha detto la stessa cosa. È una cosa, signori giudici popolari, all'inizio vi ho detto che avrei evitato di dirvi qualcosa che non è nelle carte processuali. Bene, questo non è nelle carte processuali. Variale non dice mai non ho detto questo a Brugiatelli per non farlo polemizzare e poi polemizzare di che? Non ho detto a Brugiatelli recuperiamo lo zaino, non gliel'ho mai detto. Perché se no si innervosiva, ma innervosiva di che? Era lui che aveva chiamato i poliziotti. Questa si chiama congettura, ma forse è anche un po' peggio, si chiama invenzione processuale di mettere in bocca a un testimone delle parole che quel testimone non ha neanche pronunciato. Mai Variale ha detto che non gli dissero di recuperare lo zaino perché si sarebbe innervosito o avrebbe polemizzato. E quindi vedete che le parole di Variale sono una smentita continua. Perché non hanno chiamato la centrale operativa? Sto elencando tutte le menzogne di Variale, sto facendo un elenco, c'è poi nei motivi. La risposta di Variale è sconcertante ancora una volta. Dice 16 luglio, pagina 38, ma
poi gli elementi delle pagine, una dimenticanza di entrambi, una distrazione. Ma come ci si fa a distrarre quando avevano parlato pochi minuti prima con la centrale operativa che gli aveva detto: oh, chiamateci, ci dite il luogo dell'appuntamento, vi mandiamo le macchine come da protocolli. Si tira fuori da tutto Verriale, dice: è una distrazione, ma si doveva dare alla centrale operativa questa notizia, viene chiesto. Verriale: sì, sì, Mario avrebbe dovuto fare questa comunicazione. Cioè, questo è il lavoro di Verriale, questo è il lavoro di Verriale. Lo farà per tutelare la sua carriera, ma lo fa essenzialmente per giustificare quell'operazione. E guardate che il riscontro di questo non ve lo dà la difesa, ancora una volta, permettetemi, ve lo danno la reazione dell'operazione, ve lo danno le conversazioni che avvengono dopo il fatto nella centrale operativa, tra la centrale operativa, tra di loro e anche con Verriale, a volo d'uccello, perché sono tutte riportate. Carabiniere Verriale, la drammatica sicuramente telefonata: ma che fermata, appena li abbiamo fermati ci hanno accoltellati. Ma come sei arrivato a via Cicerone da piazza Trilussa, chiede la centrale operativa. Verriale, l'appuntamento era da un'altra parte. Nobili, l'ufficiale: ma dimmelo, chiamami, no, ti faccio avvicinare una macchina lì vicino. Centrale: non leggo gli orari, sono tutti intorno alle 3:26. Fatto sta che non ci avevano informato che erano arrivati fino a zona San Pietro. Noi stavamo aspettando di sapere qualche notizia in merito a questo appuntamento, perché gliel'avremmo mandata un'altra macchina. Nobili, ancora, altra telefonata. Io hai voglia a chiamarli, non mi rispondevano, si sono spostati, non me lo hanno detto, si sono trovati in mezzo al guaio. E Nobili ancora: non mi rispondevano né al telefono né alla radio, da Gioacchino Belli sono andati a finire a Lucrezio Caro. Ma se non lo dicono come famo? E ancora Del Prete, che vuole capire. Del Prete è un carabiniere esperto, corretto, leale, il comandante della stazione Prati, quello che manda al cimitero la falsa testimonianza del superteste Saracila, quello che per tutte le indagini era la prova regina della colpevolezza dei ragazzi, un falso testimone, e sapevano due minuti dopo che era un falso testimone, perché Del Prete aveva detto che non era lì, ma quel falso testimone viene sentito il 14 agosto per rendere la falsa testimonianza. Carabiniere Del Prete: ma che ci facevano questi carabinieri nella nostra zona? Dice: non lo so, Speziale, di botto si sono trovati lì e non so come ci sono arrivati, vabbè. Ma è ancora Falcucci: io ho voglia di chiamarli durante la serata per capire, ma il punto d'incontro dove ce lo avete? Dove ce lo avete? Altro che la parte civile che ci dice che l'accordo era arrestate e poi chiamate le macchine, l'accordo era fissare il punto d'incontro. E Falcucci, con un linguaggio giustificato dall'emozione, dal dolore: però fateci sapere dove cazzo andate, se no come facciamo? Cioè, non è che io lascio i militari da solo. Per radio non ci rispondono, per telefono non rispondono. Ho detto, probabilmente stanno rientrando in sede, perché siamo cascati dal pero. Come cazzo è successo? Ma che ci facevano Del Prete loro da qui a qua? Noi stessi. Del Prete, poi li hanno visti arrivare, eccetera, senza l'appoggio di un autoradio, un qualcosa, niente. Queste non sono parole degli indecenti difensori. Una parola: il procuratore generale era convinto che a compiere l'estorsione fosse una sola persona. Lo faccio un flash, Presidente, delle contestazioni risultano. Verriale, che dice tutto il contrario di tutto,
viene sentito, questo risulta dalle contestazioni, per questo lo possiamo citare qui nel dibattimento, il 9 agosto fa riferimento alla consapevolezza che gli estorsori sono due. Il 20 agosto dichiara che lui e Cercello pensavano a una sola persona. Ma dico, non dico altro. C'è però una ragione nel tentativo di svalutare sempre di più, perché l'operazione deve apparire semplice, probabilmente lo sarebbe stata, sicuramente lo sarebbe stata, rispettando i protocolli. Ci sono tutte le contestazioni sulle quali io vado avanti. Signor Presidente, ci dice di non conoscere Brugiatelli, aveva la fotografia, ci dice di non sapere che Brugiatelli era quello della Sola, e lo abbiamo già detto. Quando la Corte ritiene di voler fare una pausa, se lo ritiene, io sono a disposizione. No, andiamo avanti, per se no io vado tranquillo. Grazie. Della fase dell'avvicinamento, ancora una volta, sappiamo che le telecamere smentiscono la veridicità di Brugiatelli, già ve l'ha detto l'avvocato Capra. E allora, in tutto questo contesto, perché gli indizi e le situazioni si vedono complessivamente, davvero ce la sentiamo di escludere che il carabiniere Varriale abbia mentito sulla esibizione dei tesserini e sulla qualificazione come carabinieri, una qualificazione che lui ha fatto a colluttazione iniziata a Gabe e che attribuisce a Cercello dopo essere stato ferito? Poi, per carità, questo processo è pieno di cose che sfuggono ancora. Abbiamo delle manette di Cercello che un testimone delle parti civili viene a dirci di aver visto sul muretto dell'ospedale Santo Spirito e che dalle informative del colonnello D'Aloia sono invece state prelevate a Via Cossa sul luogo del fatto. Misteri. Un ultimo dato, un penultimo dato su Varriale. Il signor Procuratore Generale ci dice: il Varriale, dopo aver mollato Natale, avendo sentito le urla, vede Cercello in piedi. È una parte che l'avvocato Capra ha. Slide 13. Del prete racconta quello che gli ha detto nell'immediatezza Varriale: liberatosi la presa di uno dei due è andato in soccorso del collega che era per terra perdendo di vista gli aggressori, che era per terra. E lì mi rifaccio a tutto quello che l'avvocato Capra ha detto sul luogo, sulle purtroppo gocce di sangue, sulla impossibilità che l'agguato sia avvenuto dove purtroppo si vede quella grossa chiazza di sangue. Non ricordo se l'avvocato Capra ha anche proiettato le scarpe di Elder l'altro ieri, che sono completamente prive di sangue sotto la suola. Quindi è del tutto evidente che lo scontro non è avvenuto dove c'è purtroppo la macchia di sangue, ma è avvenuto al centro della strada, e questo
ha determinato un movimento di Cercello, gli ultimi movimenti, dove poi Varriale ha tentato vanamente di soccorrerlo e dopo che, per la verità, con grande ritardo è arrivata l'ambulanza. C'è la storia dei marocchini. Io dico solo una cosa, perché noi lo affrontiamo questo tema. Il signor procuratore generale afferma che è stato Brugiatelli per primo a parlare dei marocchini. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Lo dicono tutti i carabinieri. Lo dicono tutti i carabinieri che sono arrivati sul posto, Calvo, Patrizio, Annibale, non so come si chiamano, li ritrovate. Dice che Varriale, in quel momento, oltre a dirgli che la pistola ce l'aveva e l'ha già portata in caserma, quindi tanto sconvolto, sì, ma non fino al punto da non mentire immediatamente, dice erano marocchini. Non è stato Brugiatelli a dirlo per primo. Non dico studiare i processi, ma leggerli. Anche perché, ma vi rendete conto come è stato costruito in modo assurdo questo processo? Ma come è possibile? C'era stato lo scontro. Brugiatelli era rimasto in piedi vicino alla macchina, in via Belli 31, perché lo lasciano lì. Quindi Brugiatelli, che ovviamente sapeva chi dovevano incontrare, ma Brugiatelli lo scontro non l'ha visto. Allora, come diavolo può essere venuto in mente a qualcuno di chiedere a Brugiatelli, scusa, ma erano marocchini o bianchi? Se Brugiatelli non ha visto la scena della colluttazione, come gli si poteva chiedere se erano marocchini o bianchi? Stava 300 metri vicino alla macchina e aveva detto 20 minuti prima al 112 che erano bianchi, uno biondo e uno moro. E perché avrebbe dovuto dirlo? E infatti c'è un'altra cosa strana, non facilmente comprensibile. Il colonnello D'Aloia riferisce che prima di iniziare la deposizione a verbale di Brugiatelli, la mattina stessa del fatto, inizia alle 7.45 del 26 luglio, il fatto era delle 3.16 del 26 luglio, e finisce alle 10.15, sono dati che io ho fatto risultare nel dibattimento, quindi dura, pur essendo brevissimo, dura 2 ore e mezza, e dice: a un certo punto il capitano Simone avvisava informalmente il colonnello che quanto riferito da Brugiatelli, in realtà da Varriale, sul luogo del fatto, sui magrebini, era in veritiero, essendo gli stessi dei bianchi. Il colonnello D'Aloia ci riferisce, pagina 52, 27 maggio, che tale contrasto venne contestato a Brugiatelli. Peccato che nel verbale di sitta di Brugiatelli delle 7.45 questa contestazione, cioè Brugiatelli, che diavolo ci stai dicendo? Hai detto che sono marocchini, invece questi sono bianchi, ce ne siamo accorti, se ne è accorto il capitano Simone dalle telecamere della scuola Spinelli a Piazza Mastai. Non c'è. Un passaggio che sarebbe stato fondamentale. Un passaggio che sarebbe stato fondamentale. Un testimone che dice: sono marocchini, dice, ma che ci stai dicendo? E allora gli viene chiesto al colonnello: scusi, ma se non c'è nel verbale, quindi c'è una parte non verbalizzata della prima deposizione di Brugiatelli? La risposta è sì, non è stato verbalizzato. Ma un verbale non deve contenere tutto quello che accade, tutto quello che viene detto. Io non capisco. C'è il fatto, ma questo riteniamolo marginale, che contrasta la versione di Varriale e Brugiatelli anche
su dove si trovava. Il comandante del prete ci dice: quando io vengo chiamato all'allarme, esco dopo 5 minuti dell'accoltellamento, arrivo verso le 3.40, 3.35, 3.40, lì mi infilo la difesa, corro, perché il comandante della stazione Roma Prati è vicinissima, come sapete, al luogo di Via Cossa, eccetera. Vado e vedo Brugiatelli sul posto, quando ancora Variale non è andato via. Non è andato via perché andrà all'ospedale alle 4. Io poi capisco che sono tutti dettagli molto complessi, orari, eccetera. Variale però ci dice che lui, quando torna dall'ospedale, trova ancora Brugiatelli vicino alla macchina in via Belli 31. Ma sono tutta una serie di dettagli. Io ve li consegno. Il video come indagine, ecco un'altra menzogna di Brugiatelli, di Variale, scusate. Come sapete, ma penso che meglio ve lo diranno i colleghi, non solo quella indecente fotografia che ci ha fatto vergognare come italiani in tutto il mondo, di questo ragazzo bendato e qui dentro ho sentito definire normale per un paese democratico, e mi sono tappato le orecchie. Non solo viene fatta una fotografia a Natale Hjorth bendato, ma si scopre, ma solo in ritardo perché era stato dirottato su un altro fascicolo, che c'era un video che Variale gira mentre Gabe è bendato. E Variale come si difende da questo oltre al fatto che è inaudito per qualunque forza di polizia che un testimone non oculare o una persona coinvolta in un fatto che costituisce reato non sia tenuto separato da tutti i suoi colleghi che fanno le indagini, ma stesse a via in selci come se nulla fosse. Vedete, tanto io non ce l'ho con i carabinieri, che una ventina di giorni fa si è rivolto a me il comandante di una stazione dei carabinieri del nord per essere assistito come vittima di una calunnia in un processo. Io gli ho detto: guardi che io difendo. Dice: no, io mi rivolgo a un avvocato, non importa. E il procuratore della Repubblica di quella città del nord ha avuto la sensibilità di mettere per iscritto un provvedimento che le indagini non avrebbero dovuto essere condotte dai carabinieri ma dalla Polizia di Stato. Ma, come si direbbe parafrasando Manzoni, se uno la sensibilità non ce l'ha, non se la può dare. E allora Natale ci dice: no, ma io quel video l'ho fatto con finalità investigativa, perché dovevamo riconoscere la voce dell'interlocutore. Bene, quando gli viene chiesto: ma scusi, ma chi glielo ha dato quest'ordine? Non viene risposto, non ci dà risposta. È chiaro che è stata fatta un'attività fatta dai RIS regolarmente sulle voci per riscontrare, a parte che non ce n'era neanche bisogno perché i ragazzi lo hanno ammesso, che la voce di Natale al telefono quando vennero presi i contatti era quella di era proprio quella di Natale, eccetera. Poi ci è stato detto, dice: vedete, poi Variale non ha cancellato tutti i messaggi WhatsApp che cita la difesa, se avesse avuto qualcosa da nascondere, eccetera. Sì, è vero, perlomeno pare vero, non sappiamo se ci fossero altri. Ma a Variale il telefono viene sequestrato il 1 agosto, quando non aveva chiare tutte le implicazioni della vicenda. L'unica cosa però certa che noi sappiamo è che Variale cancella
tutti i contatti telefonici SMS della notte del 25 e del 26 luglio. Cioè noi avevamo fatto anche una produzione che peraltro era solo la stampa di una prova già esistente, diciamo, nella copia forense del telefono, l'avevamo fatta per comodità della Corte, che ovviamente non l'ha accolta, ma è nella copia forense, se è tra le nostre richieste di rinnovazione, ma giusto per darvi traccia, che in quella, nel telefono di Variale manca ogni tipo di contatto telefonico SMS della notte 25-26 luglio. Come si è scoperto questo? Si è scoperto perché dai tabulati del team, credo, il gestore, risultavano invece sia i 7 tentativi di telefonare a Ottaviani, che poi incontra in ospedale alle 4 di notte in ospedale, sia degli SMS. Ci è stato detto, questi SMS, come ha detto non so quale testimone, sono gli equivalenti dello sai di Tim, perché Ottaviani non rispondeva al telefono. Non lo dico qui perché è una cosa complicata, ma nei motivi d'appello troverete che gli SMS non corrispondono numericamente alle telefonate ad Ottaviani, cioè sono in un numero superiore, e dalle sigle dei, che sono un po' complicate, dei tabulati che abbiamo prodotto, si capisce che sono stati cancellati anche degli SMS che non erano il lo sai di Tim, cioè quando ci ritornano che il telefono che si chiama è spento. A fronte di tutto questo, io spero davvero per al massimo le due di finire. Alle due. Forse prima. Non muoio. Non è detto, magari domani. Ma oggi no. Vedete, c'è stato, se da un lato abbiamo queste versioni di Variale che vi abbiamo detto, dall'altro esaminiamo brevemente cosa dice l'imputato, di cui è stato detto mentiva. Vedete, ci sono delle intercettazioni ambientali, delle quali io dico solo due parole, più che altro ai giudici popolari. Normalmente nelle intercettazioni, quando ci sono intercettazioni o telefoniche ambientali, normalmente capita spesso che le difese facciano delle eccezioni anche formali, giuste, spesso sacrosante, sul rispetto di tutte le regole, perché le intercettazioni incidono sui principi dell'articolo 15 della Costituzione, sulla libertà di corrispondenza, eccetera. E bene, la storia di queste ambientali è inquietante perché prima che venissero depositati gli atti alla difesa, poi tutti questi documenti noi li abbiamo, nelle sedi opportune saranno portate, eccetera, ma mi interessa poco, era solo per dire, improvvisamente compaiono sui giornali i testi di questo, forse voi come cittadini vi sarà capitato di leggerlo all'epoca, eccetera. Improvvisamente vengono scritte, trascritte, prima che la difesa ne abbia conoscenza, i testi di queste presunte intercettazioni ambientali, con titoli sui giornali, hanno confessato, c'è la prova, l'avvocato Craig Peters ha detto non abbiamo altra strada che confidare nelle emozioni della Corte, adesso tu impara bene a memoria questo e poi nel tuo interrogatorio lo chiarirai. È una cosa che io non ho mai visto in vita mia. Quando chiamai, perché nella vita succede di tutto, l'avvocato Peters, che qui è stato tanto disprezzato, è stato fatto un duro controesame e alla fine è stato costretto a riconoscere
che in America la pena è da 25 anni all'ergastolo. Pensate, se era spagnolo gli chiedevano, ma scusi, in Spagna qual è la pena per chi uccide un carabiniere? Se fosse stato austriaco, grande scoop delle parti civili, grande domanda pertinente, molto pertinente. L'avvocato Peters gli dico, scusi, in America non hanno il tu, non hanno il lei, quindi, ma che diavolo, legge queste cose, cioè gli vengono tradotte perché non parla l'italiano, e dice io sono allibito, ma è tutto falso, andiamo a pagare un nostro traduttore. L'avvocato Peters spiega al povero Elder, poi avete la traduzione, perché noi ci siamo battuti per avere una traduzione vera. Noi ci siamo battuti per avere una traduzione vera. E ve ne dico solo due. Noi dobbiamo contare sulle emozioni della corte. Viene tradotto il termine motion, che vuol dire istanza, con emotion, emozione. Aveva semplicemente detto a Finn, che non sapeva niente, il giorno dell'arresto, era, dice, guarda, sulla libertà credo che sia difficile avere una libertà provvisoria. Faremo una mozione, motion. Viene usato il termine tank e nelle informative compare, ecco, Elder usa il termine tank, che vuol dire macchina militare, perché significa che ha capito che sta arrivando la punta dei carabinieri. Bank, banca, stava descrivendo quello che era successo. Poi è stata fatta una buona traduzione, perché ci siamo battuti fino alla morte. E allora, scusate la digressione, non solo non abbiamo cercato di annullare queste intercettazioni, ma le abbiamo volute a tutti i costi dentro il processo. Su queste intercettazioni c'è il silenzio totale. Un solo commento del procuratore generale, two cops, adesso ne parliamo. Allora, cominciamo. Cominciamo ad avvicinarsi un po' anche alla parte psichiatrica, no? Piano piano. Gli psichiatri, lo psichiatra Ferracuti, ci dice una cosa, per carità, non che ci sia un'automatica trasposizione tra quello che dice, però sapete che quando viene fatta una perizia psichiatrica, giudici popolari, anche nel linguaggio comune, sì, gli avvocati la buttano sulla perizia psichiatrica perché è l'ultima spiaggia, eccetera. Salvo che Finn era in cura da uno psichiatra da anni negli Stati Uniti. E gli psichiatri ci danno una prima notazione sulla quale io invito anche la Corte a riflettere. Cioè, perché uno dei temi che gli psichiatri sempre si pongono, appunto, è se la persona sottoposta a perizia psichiatrica stia simulando di essere pazzo, insomma, usiamo questo termine un po' da bar, per cercare di farla franca, diciamo. La diagnosi che fanno, ma poi ne parleremo, è questa. In ogni caso, il primo passaggio è Elder non simula e non dissimula. Elder non simula e non dissimula. Perché ha un certo rilievo, ma ci arriviamo proprio alla fine. Perché gli psichiatri fanno una diagnosi psichiatrica, diamo questo accenno ma poi ci torniamo brevemente, una vera e propria diagnosi psichiatrica, ma poi concludono per la capacità di intendere e di volere, perché dicono, il ragazzo in fondo ha detto che se avesse capito che erano poliziotti
si sarebbe fermato e quindi vuol dire che si sapeva autodeterminare. Sto semplificando un po', ma però non simula e non dissimula. Quindi quando dice non sapevo che erano poliziotti, non simula e non dissimula. Ma diciamo che questo non è un vero e proprio riscontro ad Elder. C'è una testimone, ve l'ha detto anche l'avvocato Capra, sarò brevissimo, ma può scomparire un testimone dalla valutazione dei giudici? Magari anche per dire quel testimone è falso, quel testimone inventa, quel testimone non sta dicendo la verità. Cristina Zajcik si chiama, vede tutte queste origini europee, Finnegan è un nome che ricorda l'Irlanda, paese che io amo follemente. Zajcik è un cognome dell'est. Cristina Zajcik è una testimone che, sentita, ci dà un potente riscontro. Perché alle 3.30 viene scoperto dagli investigatori, quindi un quarto d'ora dopo il fatto, quando i ragazzi sconvolti sono tornati in albergo, spaventati, terrorizzati, sono tornati in albergo, ha una chiamata, FaceTime si chiama, tipo WhatsApp vocale. Lui sembrava molto preoccupato e stressato, era confuso, neanche sicuro di quello che era appena successo, non ha dato molti dettagli, ci ha detto che è stato assalito da due persone che credeva fossero banditi, ha detto che tutto è successo molto veloce, non sapeva che stava succedendo. La traduzione non è perfetta, nell'appello l'abbiamo rifatta, ma il senso è giusto. Allora, questa signorina, la quale è stata sentita di fronte al procuratore distrettuale della California, presente in videoconferenza, giurando di dire la verità, ha detto il falso? Può essere. Diteci perché. Perché se ha detto il vero, è un ulteriore riscontro a quello che noi diciamo sul fatto che Elder non avesse percepito di trovarsi di fronte ai carabinieri. Testimone di cui la sentenza di primo grado non sia mai un test della difesa. Alla lebbra. Però, notate, un'ultima notazione su questa testimone, che nel suo primo interrogatorio, quello che Elder, non lo ripeterò più, quello che Elder rende con un difensore d'ufficio con il quale neppure ha potuto parlare prima, ma anche se ci avesse parlato non parlava l'inglese, non parlava bene l'inglese, e ha fatto quel che ha potuto, il suo dovere, per carità di Dio, dice immediatamente che ha parlato con la sua ex fidanzata, ex o non ex, non l'ho capito bene neppure in 3 anni, ma non ha grandissima importanza. Da a chi indaga, visto che sto articolo 358 ce lo tirate sempre fuori, cioè che il PM deve anche cercare la verità, la possibilità di effettuare un riscontro immediato, perché non è che siamo più nel 1800, di andare, e certo dal carcere Elder non poteva inquinare le prove, di andare a riscontrare da questa testimone immediatamente, ma cosa ti ha detto Elder che era successo quella sera? Zero. È vero che abbiamo un interrogatorio surreale, tradotto male, vabbè, lasciamo stare. Cioè, la prima cosa che si fa in un interrogatorio all'arma bianca e si chiede all'imputato se è destrorso o se è mancino. Neanche questo è stato chiesto. Cioè, penso che sia l'ABC di un procuratore della Repubblica. Zajcik, altro riscontro.
il riscontro delle telecamere. Il riscontro delle telecamere. Guardate questo, questa istanza. È datata 5 agosto ed è firmata a Finneganeld. Quando il racconto viene fatto dall'avvocato Peters nella sua deposizione del 17 dicembre 2020. Quando arriva in Italia, perché non come avvocato in realtà, perché è un amico di famiglia, tra l'altro si occupa di civile, avendo fatto il difensore d'ufficio pro bono nel penale, cioè pro bono, cioè gratis, per i poveri di San Francisco, giusto per ristabilire un po' la personalità dell'individuo. Andiamo insieme con lui, ci chiede, andiamo sul posto. E noi vediamo che ci sono una serie di telecamere. Nota bene, l'accusa dice quando Gheb è uscito ha studiato pure la posizione delle camere. Tra queste telecamere ce n'è una di cui finora non abbiamo parlato, cioè non è quella di Unicredit che poi dopo Alice vi farà vedere, l'avvocato Poeta vi farà vedere. Ma questa che ora vedete qui, che in realtà non è una telecamera della banca, guardate, queste sono fotografie fatte dai carabinieri, non da noi, sono nel fascicolo processuale. Vedete quella telecamera? Accanto alla, poco prima della bancomat della banca, c'è un garage di quelli a lumaca, non so come dire, a serpentina, eccetera, e c'è questa telecamera. Nella fotografia sotto i carabinieri, non Borzone e Capra, scrivono: questa è la visuale di quella telecamera. E come vedete, in quella visuale si vede, qua di meno perché c'erano delle macchine parcheggiate, ma durante la notte non c'erano macchine parcheggiate, si vede la farmacia e si vede la zona dove è avvenuto lo scontro. Ecco che nel corso... Ecco che noi ci rechiamo, perché vediamo questa telecamera, ci rechiamo in carcere da Finn e gli diciamo: Finn, c'è una telecamera lì che inquadra perfettamente, dici la verità, perché... Cioè, Finn insiste per fare questa richiesta che voi vedete, che è in atti ovviamente, e la vuole firmare personalmente: chiedo che vengano acquisite tutte le telecamere della zona. È datata 4-5 agosto, quando il quotidiano Repubblica il giallo della telecamera in quel video tutti i segreti del delitto, in cui il giornalista si interroga, dice: ma ci hanno detto che queste telecamere esistevano, poi pare che non esistano più, eccetera, eccetera. Io non voglio fare illazioni, mi interessa, perché sfortunatamente, guarda, l'unica telecamera che non funziona era quella. Però quello che interessa è che chi la vedeva da fuori pensava certamente che la telecamera inquadrasse i fatti. E nelle intercettazioni ambientali, che nessuno ha voluto citare, viene chiesto due volte dall'avvocato Craig Peters a Finn: Finn, quando acquisiranno quella telecamera? Il colloquio è del 2 agosto, il primo colloquio che sono arrivati i parenti dagli Stati Uniti 4 giorni dopo i fatti, insieme all'amico di famiglia che è un po' li orizzonta, li aiuta nei contatti con gli avvocati e con i nuovi avvocati, perché c'erano prima i difensori d'ufficio. Sono i due passaggi, ma li troverete nel fascicolo. Finn, quella telecamera inquadra il luogo del fatto, la acquisiamo? Sì, la acquisiamo, sì, la acquisiamo, sì. Non dice un attimo, siamoci attenti. Risponde: sì, è stato così veloce,
mi ha messo le mani addosso, mi ha gettato a terra e poi ha cercato, nella sua percezione, che non stiamo dicendo che davvero Cercello volesse strangolare ovviamente il ragazzo, e poi mi stava strangolando, mi stava sopra, era enorme. Questo dice Fin, ma lo dice 20 volte nelle intercettazioni ambientali, non ve le leggo tutte. E allora non è forse un elemento di prova importante ritenere che in quelle intercettazioni, quando ancora non si sapeva che quella telecamera, purtroppo, vedi, purtroppo, non funzionava, non era funzionante, Elder dice sì, acquisiamola. Non è un elemento che vi conforta nella buona fede? Lo dice anche alla mamma. È importante vedere il primo interrogatorio. Vedete, anche il primo interrogatorio è poi in realtà l'unico. Perché l'unico? Perché ci è stato detto, si è sottratto alle domande. Elder in dibattimento era in quello stato catatonico di cui parla la psicologa del gruppo Idee, di cui abbiamo, stava male, ha scritto delle cose, noi le abbiamo ratificate, non se la sentiva, ma soprattutto volevamo che risultasse la sua prima versione dei fatti, e cioè l'interrogatorio reso poche ore dopo i fatti, sia pure dopo essere stato, come racconta il carabiniere Mangonaro, fatto passare attraverso una selva di agenti operanti che gli hanno sputato addosso, e dopo 8 ore di attesa, lo dice il carabiniere Mangonaro, dopo essere stato anche percosso, perché lo dice nelle intercettazioni, lo andai a dire subito al pubblico ministero, ma non ho visto aprire procedimenti penali. Ma lasciamo perdere. E alcuni flash su cosa dice nel suo primo interrogatorio reso, ripeto, senza aver neanche parlato con un avvocato, che si sa che gli avvocati inquinano, no? Quindi, prima di tutto, utilizza 12 volte la parola inglese cops, poliziotto. Non usa mai la parola carabinieri, perché la imparerà forse il giorno dopo, 2 giorni dopo, da noi in carcere. Ci dice da subito una circostanza che voi anche nell'ambito di quella che è la personalità dovrete valutare, e che mi duole che non sia stata valutata neppure ai fini della pena, che dice subito: io non volevo uscire, volevo rimanere a dormire, ero sdraiato, il mio amico era mezz'ora che parlava al telefono, sappiamo che parlava con Brugiatelli per concordare l'incontro, e noi sappiamo, abbiamo, Presidente non lo leggerò, ma lei avrà visto che tutti i messaggi WhatsApp, mentre Gabe prendeva accordi senza, con Brugiatelli, Finn chattava con la fidanzata di cretinerie da ragazzino. Ah, ma tu non sei stato abbastanza carino con me, eccetera, ma possiamo rimediare, ci possiamo rimettere insieme, non lo so, cose di questo tipo. E tra i messaggi c'è anche quello in cui lui dice: sono stanco, mi dice di uscire, ma io sono stanco, me ne vorrei rimanere qua. Io volevo rimanere a dormire, dice nel primo interrogatorio. Gli dicevo lascia perdere, ma questo non significa niente, sia ben chiaro, per la posizione di Gabe, che Gabe non c'entra niente con lo scontro finale e non ha responsabilità. A metà pomeriggio prende lo Xanax, di cui Ferracuti ci dice che fa un uso massiccio, lo dice nel suo interrogatorio, un interrogatorio che conclude in lacrime, di cui viene dato atto anche dal colonnello
da lawyer. I was hesitant. Io ero esitante. Mi sono convinto a uscire perché ho avuto preoccupazione, questa preoccupazione di lealtà che si ha a 18 anni. Il mio amico esce, che faccio? Lo mando da solo? Per carità, disdicevole. Poi dice, quando siamo arrivati lì, vedete quanto sarebbe importante che anche l'Italia fosse un paese sotto questo profilo civile da garantire degli interpreti, non loro che sono bravissime, ma in quello che è successo nelle indagini, perché viene tradotto, pagina 15 dell'interrogatorio, traduzione italiana, si sono accorti che quegli uomini hanno cominciato a guardare verso di loro. Ma se sentiamo il testo inglese, purtroppo l'inglese non è che sia il lussemburghese, ormai bisogna conoscerlo. And they start like walking towards us, but in different direction. Cioè questa frase che viene tradotta, hanno cominciato a guardare verso di loro, è iniziano a camminare verso di noi, ma in direzione diversa, e noi ci accorgiamo in quel momento e poi ci attaccano. Che è esattamente quello che dice nelle intercettazioni ambientali, e ora lo vedremo. Vedete da questa tabella che sta facendo vedere Alice. E dice, come ha detto il procuratore, io pensavamo di vedere Sergio, invece abbiamo visto due uomini che si comportavano come se fossero due turisti, parlavano fra loro piano piano, si sono avvicinati a loro. Non esiste la parola pugni, ma qui queste cose, diciamo, questi dettagli sulla traduzione li lascio ai motivi di appello. E dice, poi mi sarei fermato se lo avessi capito, in America la prima cosa che fanno i poliziotti è identificarsi e mostrare il tesserino. Per carità, purtroppo fanno anche di peggio i poliziotti di America che qualificarsi e mostrarsi il tesserino. E noi siamo orgogliosi delle nostre forze di polizia. Però attenzione, non tutti i poliziotti sono come quelli che abbiamo visto in televisione fare quelle cose aberranti alle persone fermate, no? La prima cosa che fanno sono identificarsi e mostrare il tesserino. E inizia lo strangolamento. Vedete, anche qui c'è un errore di traduzione. Uno dei due l'ha preso, l'ha buttato per terra. Questo è l'interprete che traduce in terza persona. Cioè dice, Elder mi sta dicendo che uno dei due l'ha preso, l'ha buttato per terra, hanno incominciato a menarsi. Traduce così. Ma in realtà il testo originale è The bigger guy, l'uomo più grande, was on top of me, era su di me. Mi stava colpendo e started strangling me, e ha iniziato a strangolarmi. Iniziato a strangolarmi. Si è fatta l'obiezione, non ci sono segni, eccetera, ma c'è un segno di digitopressione. È solo un segno di digitopressione, leggiamo nella sentenza di primo grado, forse ha detto anche, non ricordo. Ma sto segno di digitopressione come si è formato? Vedete, c'è la foto della felpa. Barriale dice che i due ragazzi avevano i cappucci tirati su. Non c'è dubbio che in un certo momento avessero i cappucci tirati su, ma le ultime immagini della gioielleria Ghera ce li restituiscono con i cappucci abbassati. La questione dei cappucci è molto semplice. Temevano gli amici di Bruggiatelli. Non è che bisogna trovare chissà quale spiegazione. E poi lui dice, ancora una volta una traduzione fallace, quindi ha estratto il coltello, e l'interprete,
ha dato una prima coltellata, ma questo che gli stava sopra non si fermava. Quindi lui ha continuato a infierire dei colpi, questa è la traduzione, finché non ha smesso. Bene, il testo vero è: I pulled my knife from my pocket and stabbed him in the side one time. Gli ho dato una coltellata sul fianco, ma lui non si fermava. Anzi, era come se si fosse arrabbiato ancora di più, lo credo. Ma attenzione, quello che ci interessa è che fin dal primo minuto Finn parla di una persona che sta sopra di lui e che colpisce sul fianco. Ricordate la ricostruzione di Capra. È una cosa terribile, lo so. Non vorrei che tra le mie parole voi coglieste per caso una giustificazione. Che non c'è. Ma è la ricostruzione che noi dobbiamo fare. E poi gli viene chiesto: ma perché poi, se pensavate che erano delinquenti, non avete chiamato aiuto, non avete... Ma c'è la spiegazione più semplice del mondo detta in due righe. Erano troppo spaventati, pensava che l'amico di questo ragazzo pugnalato lo avrebbe aiutato e avrebbe chiamato qualcuno. Io non giustifico quel che è successo dopo in albergo. Hanno nascosto il coltello o l'ha nascosto, mi interessa in questo momento dare i dettagli di questo. Ma vi rendete conto che se le cose sono avvenute come dicono loro, cioè due ragazzini di 18 anni, stupidi, inconsulti, ma travolti da un fatto più grande di loro, non hanno ragionato, hanno solo avuto paura, erano preda al terrore. Avete visto quella fotografia che, tanto per cambiare, stava su tutti i giornali, ma che la Corte d'Assise non ci ha voluto acquisire, ma la conoscono ormai tutti, di Finnegan sul letto, perché è il trofeo da fotografare. La parola trofeo, diciamo, non la uso, il procuratore generale ha detto che volevano con quell'operazione insensata, tra l'altro, fare anche bella figura con un arresto. Pensate se l'avessi detto io, mi avrebbero messo le manette in aula. E è una fotografia in cui Finn è con lo sguardo perso nel vuoto, ma lo vedremo anche parlando della questione psichiatrica. Si è detto: ma in queste intercettazioni risulta chiaramente che aveva capito che a Trastevere erano carabinieri. No, perché se voi leggete i WhatsApp dell'1:36 quando tornano in albergo, già ve l'ha detto l'avvocato Capra, parlando con Cristina dice Sam Negas, ma già ve l'ho detto anch'io a dire la verità e sono evidentemente un po' rimbambito e ve ne chiedo scusa. Tra le varie intercettazioni c'è questo video che noi abbiamo riprodotto mettendo in italiano le parole che sono state fatte dagli interpreti, cioè non l'abbiamo tradotto noi, ma sono le parole usate dagli interpreti. Ed è del 2 agosto, 4 giorni dopo i fatti. Ecco, se giusto per capire. In realtà queste immagini, fermi immagini, le abbiamo
pubblicati, diciamo trascritti, incollati, non so come dire, anche nell'atto di appello, ma è esattamente la versione data dell'interrogatorio, persone che camminavano, fa anche il gesto, parla di attraversamento obliquo nell'interrogatorio, quell'attraversamento obliquo che a tutti i costi Varriale nega.